ragazzi, siamo i Pillars Fu e quest'oggi siamo qui per infrangere un record mondiale, la traversa da più lontano del mondo. Vediamo tutta YouTube Italia a provare a battere il record che faremo oggi. Fate un video, provate a batterci, ma spoiler, nessuno ce la farà, nessuno beccherà la traversa più lontana di noi. No! Assolutamente no! 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 Ma per certificare il record di oggi avremo bisogno di un giudice. Facciamo entrare il nostro Marco Frigatti Nero. Pronto Jerry? Mi senti? Sì, mi trovo qui al campo con i nostri sfidanti per questo Guinness World Record. Marco Frigatti? Okay. Ti chiamo dopo, va bene, va bene, va bene. Marco Frigatti, tu dovrai certificare il nostro Guinness World Record. Okay. Per il riscaldamento, prima di tutto, dovremo beccare la traversa da 10 metri, 20 metri, 35 metri e 50 metri. L'ultimo livello si chiamerà livello Beast, sarà il livello del record. Proveremo a farla da 80 a 100 metri, vedremo. Ma prima di continuare voglio parlarvi di un film che è molto collegato a questo video. Infatti lo step finale si chiama Livello Beast, proprio come il film di cui vi parlerò ora. Beast è un thriller al cardioparma che racconta la storia di un padre con le sue figlie adolescenti che si ritrovano braccati da un enorme leone solitario intenzionato a dimostrare che nella savana c'è solo un predatore supremo. In sintesi, quello che inizia come un viaggio per il padre e le due figlie diventa una spaventosa lotta quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani. Abbiamo già visto il trailer di questo film e vi assicuriamo che ne vale la pena andarlo a vedere, sempre se siete abbastanza coraggiosi ovviamente. Beast sarà in anteprima dal 18 settembre e dal 22 settembre solo al cinema, quindi cliccate sul link in descrizione se ne volete sapere di più. E ora andiamo a scoprire chi è il vero leone. Partiamo con il riscaldamento per questo record mondiale. Il primo step è prendere la traversa da 10 metri. Il primo che ce la fa vince il primo punto e andremo avanti. Chi comincia? Io, guarda! Oh! Oh! Gnabry con la maglia dell'Atletico traversa anche lui. 10 metri, easy per Gnabry. Vabbè, è troppo facile cacciando normalmente. Guardate come si fa con classe. Ok, tutti e tre al primo tentativo. E ragazzi, commentate qui sotto chi vincerà la Liga quest'anno: Barcellona, Real Madrid o Atletico Madrid. Secondo step di riscaldamento, bisognerà beccare la traversa da 20 metri. Per ora siamo in parità, vediamo chi passerà in vantaggio. Ok, off Lewandowski. Samuel, va a vedere, va. La classe cristallina di Benzema. Falla anche tu se sei capace. Martegnari. Bene, 1-0 per me. Prossimo step. Prossimo step, ragazzi, 35 metri. Ok, okay. Qui, ragazzi, vi voglio qua. Dai, vado io. Passiamo, non so, vai. Facile. Oh! Come dal primo tentativo. Wow! Traversa, gol. Ok, Isaac ha rischiato di essere proprio in mezzo alla traversa. Ultimo step di riscaldamento prima del record mondiale. Tireremo da 50 metri. Dato che Gnabry ha ancora 0 punti, parte lui. Maglia dell'Atletico, pallone del Real. Gnabry. Bello, bello. Gnabry, guarda e impara, ragazzo mio. Gnabry, chiudi gli occhi, per favore. Chiudi gli occhi. Ok, ok. No! Vai, vai. Eccola qua! E allora sono anch'io a uno. Mi ritorna il pallone perfettamente. Quindi siamo tutti a uno e adesso possiamo procedere al record mondiale. Il riscaldamento è finito, non si gioca più. Adesso si fa sul serio. Okay. Andiamo dal giudice e vediamo quale distanza deciderà per noi. Fino adesso abbiamo giocato, ma siamo arrivati al livello Beast. Chi riuscirà a beccare la traversa da qua farà la traversa più lontana del mondo qui su YouTube Italia. Allora ragazzi, la distanza minima per realizzare un nuovo record mondiale è di almeno 85 metri. Wow! Il record appartiene a un congolese di nome Osas. E quanto ha fatto? Lui ha fatto ben 83 metri e mezzo. Okay. Quindi ragazzi, almeno 85, ragazzi. Almeno 85. A voi il record. Let's go! 85 metri. Il primo di noi che ce la fa vince. Ok, chi parte? E buttiamole giù.
2, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ovviamente parte migliore. Parto io, primo tentativo di una lunga serie. Sembra che ci arriverai la traversa. Prova tu che sei più potente. Mettete like in questo preciso momento, perché solo per voi lo colpirò al primo tentativo. Perché solo per voi lo colpirò al primo tentativo. Ah, e ragazzi, ringraziamo i fan che per questo video ci stanno aiutando a fare il raccatapalle. Attenzione, gnabri. Gnabri. Grandi ragazzi, bravi. Oh, ma chi eri, Vegeta? Primo tentativo non è proprio andata a buon fine. Si è visto. Cerchiamo di migliorare pian piano. Vai, vai. La sfida si prefissava ardua, un po' come la distanza da superare per raggiungere questo nuovo record mondiale. C'è il secondo tentativo anche per Gnabri. Mamma mia ragazzi. Inizialmente non ci arrivavamo nemmeno vicini, né di potenza né tantomeno di precisione. Vai. Mamma mia, chiudete le finestre. Sono infortunato, la coscia si è stirata. Raga, ma che cosa stiamo vedendo? Eccolo qua, Pierino, con la maglia del Real. Eccolo qua. Bello, bello. Oh. Ah! Guarda lui! Capì che era il momento di fare sul serio. Dovevo usare tutta la potenza che avevo in corpo. Bisognava tirare fuori il leone che c'è in me. Piano piano ho iniziato ad acquisire la forza giusta e con me anche Samuel. Eppure Gabri non era da meno. Il problema non era più non riuscire ad arrivarci di potenza, ma riuscire ad aggiustare la mira. Per la prima volta voglio provare se riesco ad arrivarci da terra. No, da terra è impossibile. Troppo lontano, Sam, da terra non ci puoi arrivare. Proviamo. No. Lontanissimo, molto lontano. Forza e precisione spesso non vanno molto d'accordo, ma era quello che dovevamo riuscire a fare se volevamo davvero portarci a casa questa impresa. Basta da terra. Mi provo. Ma non ce la fai. No, è troppo. Non ci arrivi da. Voglio provare al volo, ma di esterno. Vuole zittirci tutti. Con tutta la potenza, Sam. Pierino! Samuel si era fissato col tiro da terra, mentre io e Gabri continuavamo a calciare al volo come un portiere che rinvia lontano il pallone. Sebbene dicessimo a Samuel di tirare nel modo in cui calciavamo noi, lui non ci ascoltava e continuava imperterrito a tirare da terra. Gol diretto, devo metterci più potenza! Ma che sei, Goku? Oh! No! No! Bello! No, vabbè! Dai! Si era convinto di avere la potenza giusta e di poterci arrivare. Patatone! Merda, l'ho visto qua! Wow, merda! Mio patatone! Cominciamo a dare retta a Samuel e a far tirare solamente lui. Era passata mezz'ora ormai e umilmente ci eravamo resi conto che l'unico che poteva realmente farcela era lui. Bello! No, vabbè, dai, non ci credo, è possibile! Bello, bello! È lui, è lui! Prova! Oh, dai, ho visto c'è! No! Ma è impossibile! Vai! Ogni tanto, ragazzi, bisogna sapersi fare da parte. Non è importante la vittoria del singolo, ma della squadra. E abbiamo quindi deciso di puntare tutto su Samuel, rifornendogli tutti i palloni che gli servivano per calciare. Dopo 40 minuti di tentativi, poteva mollare. E invece, come un leone, decise di continuare a provarci e di crederci fino alla fine. Yo. Metri, Marco, Brigatti, l'hai visto anche tu, Jerry, da casa, l'hai visto?
questo è un nuovo Guinness World Record di Om Samuel alias Riso con il pollo. Wow. Sensazioni dopo un'ora di tentativi, allora, come sta la gamba? Te lo dirò domani, perché i postumi li riceverò domani. Però ragazzi, inizialmente sei convinto, quindi hai la convinzione alle stelle. Poi piano piano ragazzi sei sempre più demoralizzato. Però come detto prima, non bisogna mollare, perché se si vuole arrivare agli obiettivi bisogna sempre crederci. Esatto. Quindi ragazzi, sfidiamo tutta YouTube Italia a battere questo record, record ufficiale di YouTube Italia per la traversa da più lontano. Fate il video, saremo curiosi di vedere. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo record, al prossimo video pazzo. Bella ragazzi, let's go.